Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute all'ultima puntata del ciclo Sintomi del presente. Io sono Rolando Vitali, come sempre, e come sempre alla regia abbiamo il mitico Jacopo Chiaravalli, che saluto e ringrazio. Buonasera a tutti e tutti, ciao Rolando. Grazie. Dunque, siamo arrivati all'ultima puntata di questo nostro ciclo di incontri, che traeva la sua occasione dall'emergenza, dalla pandemia che ormai è alle nostre spalle, ma le cui conseguenze ancora si fanno sentire e si faranno probabilmente sentire a lungo. E una delle cose che sicuramente questa emergenza ha messo in evidenza è la centralità, proprio per la nostra vita più intima, più immediata, di quello che genericamente possiamo chiamare scienza. Forse mai come in questi mesi si è parlato di scienza, mai come in questi mesi ricercatori e ricercatrici sono state al centro del dibattito pubblico. Questo perché, e questa è la nostra, diciamo, una piccola tesi di partenza, forse perché la nostra vita è inestricabilmente connessa con un rapporto metabolico con la natura, e se concepiamo la scienza come un insieme di strumenti, di pratiche, di saperi orientati a mediare il rapporto che abbiamo con la natura, ecco, se questo è vero, naturalmente una situazione come questa non può che ribadirci la centralità della scienza per la nostra vita più prossima. E la scienza infatti ci aiuta sicuramente a comprendere, a orientarci all'interno della natura, a comprenderne i meccanismi e le modalità di funzionamento, ma nel fare questo serve contemporaneamente a rendere possibile la nostra vita, come uomini, diciamo come specie, ma anche come individui. E per questa ragione abbiamo pensato che non potesse mancare un confronto della filosofia del pensiero in generale con la scienza, diciamo, senza specificare ora che cosa precisamente intendiamo con questo. E pensavamo che questa cosa fosse particolarmente necessaria proprio in questo momento in cui il rapporto tra scienza, politica e società è diventato così centrale. Questo in realtà anche prescindendo dall'ultima crisi sanitaria. Ma facciamo riferimento per esempio alla questione ecologica, di cui peraltro la crisi del Covid è una delle forme, avendo a che fare con l'inurbazione in aree selvagge, con lo sfruttamento e la commercializzazione di specie animali rare e selvagge, e con altri aspetti del rapporto dell'uomo con la natura. Però già quando parliamo di scienza, usando questo termine noto a tutti, ma in realtà non così chiaro, quando parliamo di scienza già sorgono i problemi. È corretto parlare di scienza al singolare o non dovremmo piuttosto parlare di scienze al plurale? E che cosa intendiamo quindi propriamente quando parliamo di scienza? Certamente non risolveremo e non vogliamo risolvere questa questione in questa sede, in questo momento, ma giusto per dare, diciamo, un orientamento programmatico all'incontro di oggi, partiamo come studiosi, diciamo come ricercatori di filosofia, dalla consapevolezza di uno storico imbarazzo della filosofia nel rapporto con la scienza. Si potrebbe dire davanti all'emergenza, cioè all'immersione della scienza. E infatti quello che oggi intendiamo quando parliamo di scienza sembra essere soprattutto il risultato di un doppio processo. Da un lato l'autonomizzarsi della scienza e delle scienze naturali dalla filosofia, e dall'altro uno sviluppo di settorializzazione e di moltiplicazione delle scienze. E questo doppio processo ha portato sicuramente a una scissione sempre più profonda tra scienza e filosofia, e direi anche in molti casi a un'incomprensione.
Il secondo aspetto, cioè l'integrazione della scienza all'interno di un mondo sociale e produttivo sempre più complesso e la sua settorializzazione, ha portato anche alla creazione da parte della filosofia a categorie diciamo ambigue, come per esempio quello di tecnica, la techne, cioè l'unione tra scienze e tecnologia, e spesso e volentieri è diventato uno spauracchio, diciamo, del pensiero filosofico, in riferimento a questa categoria di tecnica o di tecnoscienza. Ma è forse d'occasione in questo caso ricordare una frase, sicuramente non tra le più pungenti, ma in questo caso molto adatta a spiegare la questione, di Karl Marx, quando diceva che una macchina filatrice di cotone è una macchina per filare il cotone. Cioè, dal nostro punto di vista, non si dà un'essenza della tecnologia che consenta di determinarla una volta per tutte, astraendola da quelle relazioni fra soggetti, fra uomo e natura, e fra soggetti sociali, che rendono la tecnica e la scienza un oggetto che non può essere esaurito una volta per tutte, e sicuramente non può essere esaurito, forse, prescindendo dalla sua situatività, diciamo, dalla sua... Insomma, questa situazione ha portato, come dicevo, a una grande incomprensione da parte della filosofia. Una delle frasi più famose, più anche fraintese e più dure e più caratterizzanti questo atteggiamento di rifiuto della filosofia, è sicuramente quella di Heidegger, quando diceva che la scienza non pensa, squalificandone in qualche modo, squalificandola dall'ambito della filosofia del pensiero. E dall'altra parte, in maniera più ironica e più simpatica, qualità che Heidegger, insomma, non aveva al massimo grado, Richard Feynman sosteneva che la filosofia della scienza è utile agli scienziati più o meno quanto lo è l'ornitologia agli uccelli. Ecco, non vorremmo stabilire ora, e non vogliamo stabilire, se questa frase può avere valore per gli scienziati. Sicuramente non vale a parte inverse per noi filosofi. Infatti, dal nostro punto di vista, la scienza e le scienze sono necessarie ai filosofi tanto quanto lo sono gli uccelli per un ornitologo. Questo perché? Perché se concepiamo la filosofia come uno degli strumenti possibili per orientarsi e per posizionarsi all'interno di un mondo complesso e anche conflittuale, e se concepiamo appunto la scienza come uno degli strumenti che mediano il rapporto tra uomo e natura e che permettono di comprendere nella maniera più chiara possibile, diciamo, il rapporto tra uomo e natura, ecco, si potrebbe quasi dire che il rapporto con le scienze rappresenta la cosa stessa per la filosofia. Ora, fatta questa premessa, e proprio per mettere quindi in parte in questione la perniciosa divisione del lavoro intellettuale che ha portato a questa reciproca incomprensione, abbiamo pensato, per parlare di scienza, di non chiamare due filosofi della scienza, ma di chiamare due operatori, diciamo, due scienziati nel vero senso della parola, cioè due studiosi che si sono occupati e si occupano attivamente di scienza all'interno dell'ambito della ricerca. E quindi io sono molto felice di salutare i nostri ospiti, che sono Edoardo Boncinelli, che saluto e ringrazio. Okay. E buonasera. E Matteo Polettini, che altrettanto saluto e ringrazio. Buonasera a tutti. Buonasera. Io a questo punto non voglio togliere tempo alle relazioni, anche perché ho già parlato abbastanza, ho messo insomma, parecchia carne al fuoco, forse anche più del solito. Quindi lascio la parola al primo dei nostri ospiti, a Edoardo Boncinelli, che ha insegnato a lungo biologia e genetica
all'Università Vita Salute San Raffaele, e appunto si è occupato di genetica, di biologia molecolare, e in particolare con riferimento allo sviluppo embrionale degli animali superiori e dell'uomo in particolare. È autore di moltissimi saggi e di libri, è uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani sicuramente. Tra i più recenti ricorderemo Il cosmo della mente, breve storia di come l'uomo ha creato l'universo, scritto insieme ad Antonio Ereditato del 2018, Il male, storia naturale e sociale della sofferenza del 2019 e, uscito quest'anno, Essere vivi e basta, cronache dal limite. Io a questo punto mi taccio, gli lascio la parola e lo ringrazio ancora della sua disponibilità. Buonasera a tutti. Non mi è chiarissimo di cosa devo parlare, ma faccio finta di averlo capito. Devo parlare di scienza, che è una delle cose di cui parlano tutti, secondo me con scarsa cognizione di causa. È vero che scienza può voler dire tante cose, ma oggi come oggi scienza vuol dire una cosa sola. Un insieme di cose e di persone, per riecheggiare il Manzoni, che si occupano di capire e spiegare il maggior numero possibile di fenomeni naturali, in modo da poterlo raccontare e poter mettere chiunque in grado di costruire macchine materiali o mentali. Quindi è un'impresa la scienza, è fatta di tante persone, di tante cose, costa, come tutte le cose importanti della vita, e da qualche tempo, diciamo, produce anche. Naturalmente la scienza è fatta da uomini, che a volte vengono chiamati scienziati, ma è fatta anche di macchine, è fatta anche di disposizioni mentali, è fatta anche di metodo. Il metodo che noi oggi adopriamo e che pensiamo che sia il migliore è quello che viene chiamato metodo sperimentale. Più o meno nel 600 che cosa è successo? È successo che non ci siamo più accontentati di elucubrare sulla realtà delle cose, di fare ipotesi e di confutarle a parole. Abbiamo detto che occorreva un gesto d'umiltà, smettere di adoperare soltanto il cervello e cominciare ad adoperare anche le mani per vedere se quello che noi abbiamo pensato aveva qualche possibilità di aiutarci. Io non parlerò di verità e non parlo di verità perché è uno dei concetti più difficili da trattare, mi contento di parlare di affidabilità. Quella della scienza, quando va bene, è una questione di affidabilità, cioè della capacità di adoperare quello che la scienza afferma per ottenere risultati definiti. Che siano importanti o che non siano importanti, tutto sommato, non fa tanta differenza. Quindi per me la scienza è l'unico strumento di conoscenza. Molta gente dice, ma anche i romanzi sono uno strumento di conoscenza. Proust ci insegna a conoscere l'animo umano, sì, vabbè. L'arte è uno strumento di conoscenza. La musica è uno strumento di conoscenza. Sono tutte cose bellissime, ma secondo me non sono strumenti di conoscenza, non sono cose sulle quali ci possiamo affidare. Poi c'è la filosofia, la mamma della scienza. Io ho scritto un libro che si chiama La farfalla e la crisalide, in cui sostengo che la filosofia per secoli è stata una sorta di crisalide dalla quale quasi miracolosamente
a un certo momento è spuntata la farfalla della scienza. Secondo me c'è un taglio netto, nettissimo. Su questo non sono tutti d'accordo. Anzi, c'è tanta gente che stigmatizza l'inutilità, se non il danno, di tenere separato scienze da filosofia. Ma probabilmente 500 anni fa sarebbe stato giusto. Oggi però la scienza ha fatto tanta strada che continuare a mescolare le carte mi sembra un pochino bellezzario. Peggio che peggio sono discipline come la filosofia della scienza, perseguite da persone che di scienza non sanno nulla e che pensano di risolvere i problemi della scienza non utilizzando la scienza, ma la vecchia elucubrazione, il vecchio pensiero, critico o non critico, la vecchia originalità. Quindi la scienza è una realtà. Secondo me è singolare, perché è una impresa sola. Però non c'è niente di male se io lo uso al plurale, scienze fisiche, scienze matematiche, scienze biologiche. Non c'è niente di male, però insomma, è sempre meglio pensare che al fondo è una scienza. Il problema nasce quando entrano in ballo gli scienziati, perché gli scienziati sono esseri umani che possono sbagliare, possono pigliare dei granchi e possono anche imbrogliare, purtroppo. Anche un grande, grandissimo come Albert Einstein ha detto delle cose sbagliate. A differenza di altre attività umane, nella scienza ci sono molti strumenti di autocorrezione, che sarebbe chiamare in ballo gli altri scienziati per controllare cosa dice uno scienziato, che idealmente impediscono che si facciano errori. In realtà fanno in modo che gli errori siano pochi e soprattutto durino poco. Un errore che una volta poteva durare 50 anni, adesso generalmente dura 4-5 anni e poi qualcuno se ne accorge. Naturalmente ci sono questioni importanti. Quindi la scienza non è in difesa dal fatto che noi esseri umani possiamo prendere fischi per fiaschi, anzi spesso lo facciamo, soprattutto a una certa età. Quindi quando uno scienziato ha una certa età, comincia in genere a dare i numeri e in realtà a fare filosofia. Su questo ci vuole un pochino di pazienza. Quindi questo è la scienza. Accanto alla scienza esiste la tecnica, la tanto vituperata tecnica. Oh, badate bene che tecnica viene da tecnè, che vuol dire arte, vuol dire una qualsiasi maniera di fare manufatti, artefatti. Quindi tutta questa avversione per la tecnica mi riesce molto difficile da digerire, anche se sappiamo che è un vezzo degli intellettuali di parlare male della tecnica che adoperano. Tanti intellettuali inveiscono contro la tecnica parlando alla radio o alla televisione che sono prodotti della tecnica. La tecnica, cominciamo a dire, che c'è sempre stata, anzi precede la scienza, perché almeno in Occidente, che conosciamo un poco di più, l'uomo sapeva fare tantissime cose di cui non capiva il perché, non capiva la finalità, che lo aiutavano a vivere. Appuntire la punta di un ramo, scavare una cavità in un pezzo di legno per fare una ciotola, sono attività tecniche che sono sempre esistite. Quello che è cambiato negli ultimi secoli è che molto, ma non tutto, della tecnica si avvale di quello che nel frattempo
ha capito o ha creduto di capire la scienza. Quindi in fondo non sono altro che lontane parenti, e se c'è qualcuna di più coi piedi per terra è proprio la tecnica. Non riesco a capire perché dobbiamo disprezzare la tecnica, perché è quella che ci permette di fare tutto, pure di parlare, perché parlare è una tecnica, scrivere è una tecnica, non dico poi trasmettere. Vabbè, ma queste sono tra le cose incomprensibili degli esseri umani. La tecnica è nello stesso tempo una compagna, ma anche un'accompagnatrice lontana della scienza. Quindi noi oggi siamo abituati in tutti i paesi a avere a disposizione un certo numero di conoscenze e di strumenti. Oggi è di moda parlare di algoritmi, da gente che non sa nemmeno cosa vuol dire, che ci permettono di vivere meglio. Naturalmente meglio dipende dai gusti, dipende dal mio giudizio. Non esiste un vivere meglio assoluto. Però non c'è dubbio, se un attimo ci pensiamo, che era disdicevole, per non dire di peggio, che i bambini morissero anche nella Londra dell'inizio dell'Ottocento delle malattie più diverse senza nemmeno saperne il nome. La figlia di Darwin morì di scarlattina, che non si sapeva nemmeno che esistesse, perché non si sapeva nemmeno che esistevano i batteri, figuriamoci, i virus. Quindi la tecnica e la scienza ci hanno spinto molto in avanti. Il problema è che molti hanno paura che si muovano troppo velocemente e che si spingono troppo avanti, ma non è questa la sede per fare un ragionamento di questo tipo. Che cosa è successo di recente? È successo che varie cose, tra cui le malattie, le guarigioni, i salvataggi, le condanne dovute al virus Covid, hanno rimesso in circolazione una serie di personaggi chiamati invariabilmente scienziati, i quali dicono la loro, con una certa base. Non voglio dire che sono arrivati in televisione o sui giornali tutta gente che non sapeva quello che diceva, però molto non sapevano, anche perché, poiché un'infezione come questa non capita tutti gli anni, ma avviene ogni tanto, non sappiamo tanto. Ma all'uomo non piace dire non lo so, e quindi piuttosto di dire non lo so, che è sempre la prima risposta a ogni domanda, dice quello che lui pensa, come se fosse la verità. La televisione e i giornali, che hanno sempre bisogno di vendere, anche se questo verbo non vi piacerà, qualificano questi personaggi del nome di scienziati. Io ho seguito un po' tutte queste trasmissioni, di scienziati ne ho visti sì e no due o tre. Tutti gli altri sono esperti, sono tecnici, sono persone che si intendono, che hanno una competenza, ma non sono scienziati. Lo scienziato deve fare la scienza, un tecnico la deve utilizzare quando è bravo. Questo non vuol dire che non servono i tecnici e i competenti, servono tantissimo, però chiamarli scienziati tira in ballo quella maledetta cosa che è la scienza, sulla quale si rivolgono, sulla quale rivolgiamo tutti gli strali del disprezzo e della poca fiducia. Quindi frasi come tipo "gli scienziati non sono d'accordo", che vale per il Covid ma vale anche per l'ambiente, sono frasi che minacciano seriamente la credibilità
e quindi l'utilità della scienza. Gli uomini, ripeto, possono sbagliare come individui, ma in quanto scienziati di una scienza stabilita dovrebbero cercare di sbagliare poco, anche se, ripeto, di certi temi sappiamo poco. Direi per fortuna, perché se sapessimo tanto del coronavirus vorrebbe dire che quello ci è passato addosso tante e tante volte. Quindi la scienza ci mostra un'immagine del mondo, un'immagine relativamente affidabile. Ha una serie di applicazioni più o meno connesse con la tecnica. C'ha un valore sociale sul quale non si insiste mai troppo. Il fatto di controllare l'affermazione di uno scienziato da parte di altri scienziati ricorda chiaramente il nostro concetto di democrazia. Cioè non è che uno si può alzare la mattina e dire le cose stanno così e così. Lo può anche fare, ma ci dovrebbe essere poi un coro di persone che dicono guarda, non è proprio così. Quindi la scienza ha tre grandi meriti: comprendere, applicare e costituire entro certi limiti un buon modello per la democrazia, che è al momento la miglior forma politica che conosciamo. Non è perfetta, ma certamente le altre sono peggio. Quindi dovremmo avere un atteggiamento favorevole, se non affettuoso, verso la scienza, come era in verità un po' di tempo fa, ma non lo è più. Sta a quelli che capiscono tutto, che in genere non capiscono nulla, spiegarci perché. Nel nostro piccolo possiamo dire che siamo diventati molto esigenti. Mentre prima, quando ci passava un mal di denti o ci passava una... o si chiudeva una ferita sanguinante, eravamo tutti contenti, oggi di tutto questo non ci facciamo molto conto perché ci sembra normale. Però l'intelligenza ce l'abbiamo anche per tenere conto che questo ragionamento, il minimo che si può dire, è superficiale. La scienza quindi oggi gioca un ruolo sempre maggiore, ma sta sempre di più in bilico. In fondo dico io, per scaramanzia, la scienza è nata 400-500 anni fa, potrebbe anche scomparire. Io francamente mi auguro di no, almeno fin tanto che io sono vivo. Ma piuttosto che scomparire, potrebbe trasformarsi. Certo, nessuno ci garantisce che la scienza di oggi sia il meglio che possiamo fare. Però, considerate le circostanze, è quasi il meglio, perché ci dice delle cose affidabili. All'uomo questo non piace. All'uomo piacciono le promesse e piacciono i paradossi. Conosci te stesso, io so di non sapere, ma che vuol dire? Nulla. Sono frasi che suonano bene nella testa di noi esseri umani, ma non hanno nessun contenuto, non dico di verità, ma nemmeno di comprensibilità. Però ci piacciono. Tutte le religioni vivono sui paradossi, dal buddismo agli sciamani americani. Vuol dire che noi tendiamo a quello. Dobbiamo saperci contentare del fatto che in una lingua spoglia, sobria e, diciamo, a volte anche noiosa, la scienza ci dice delle cose sulle quali possiamo fare affidamento, che non sono né brillanti né sconvolgenti. D'altra parte, io ho scritto tanto tempo fa, perché io mi diletto di aforismi, che l'illuminismo è una posizione filosofica un po'
noiosa, a Firenze si direbbe barbogia, però quante cretinate sono disposto a dire, a sentire per evitare questa noiosità? Io mi fermerei qua perché il tempo è quasi scaduto e perché penso di aver detto un certo numero di cose sulle quali si può discutere. Grazie professore, grazie, grazie del suo intervento. Scusate, ho il tavolino, ho toccato il tavolo. E, a questo punto io passerei direttamente al nostro secondo ospite, che saluto e presento nuovamente, Matteo Polettini, che è ricercatore di fisica all'Università di Lussemburgo e fa anche parte della redazione di Science Ground, che è un'organizzazione che, diciamo, di ricercatrici e di ricercatori che cerca di comprendere criticamente i dilemmi, i problemi del fare ricerca e del discorso scientifico nella sua, diciamo, nella sua complessità. E, io gli lascio la parola, lo ringrazio ancora e mi taccio. Allora, ringrazio Jacopo e Rolando per l'invito. Devo dire che questi primi due interventi iniziali mi hanno molto fatto riflettere. Io ero venuto pronto con una storia sulla storia del lavarsi le mani e l'igienizzazione, però poi i vari agganci che sono stati iniziati da Rolando e dal professor Boncinelli mi invitano un attimo a provare a contestualizzare il perché io sono qua. Allora, io sono un ricercatore in fisica teorica, mi occupo di termodinamica. La termodinamica non è più quella del Novecento, è una scienza teorica anche molto astratta, affascinante, con dei limiti grandi, però sono forse stato anche invitato perché coordino questo gruppo di lavoro che si chiama Extemporanea, che presso il Festival della Letteratura di Mantova, che si svolge a settembre tutti gli anni a Mantova, coordina un progetto, si chiama Science Ground, in cui cerchiamo di fare una conversazione informata sul rapporto sulla scienza e sul rapporto tra la scienza e la società. Allora, in questo, la cifra particolare di questo progetto che conduco è cercare di non soffermarsi su delle vecchie, su delle idee della scienza come, diciamo, un ideale da cui discendono delle verità e che poi l'imperfezione degli uomini eventualmente compromettono, ma cercare proprio di capire quali sono i contesti storici in cui si crea scienza e quali sono le ideologie, se vogliamo chiamarle così, i contesti in cui si forma una verità scientifica. Quindi diciamo che rispetto al professor Boncinelli ho una posizione sicuramente molto molto diversa e in particolare facendo ricercatore scientifico, vivendo anche il mondo della ricerca scientifica dall'interno, quindi quello che vuol dire la carriera, io non sto facendo una carriera magnifica, però il passaggio da un postdoc all'altro, il mondo dei contratti a scadenza, il mondo delle pubblicazioni selvagge, il mondo faccio purtroppo, trovandomi dentro quella cosa lì, facendo il mio lavoro, penso al meglio possibile, io non credo più, come invece il professor Boncinelli fa, all'affidabilità della scienza, di quello per cui ho studiato tutta la vita e che cerco. E quindi sono qua. Io non riesco più a essere affettuoso, usando un'altra parola che Boncinelli ha usato, rispetto al contesto in cui lavoro e opero, perché purtroppo ci vivo dentro, ci vivo immerso, vedo meccanismi che stanno compromettendo in maniera seria il funzionamento. E quindi l'idea platonica a cui il professore rimandava di una scienza perfetta, ma che poi la finitezza dell'essere dell'uomo compromette, ma ci sono meccanismi di autocontrollo per cui entro qualche anno dalla produzione di un articolo si arriva sempre alla verità, io purtroppo comincio a diffidare, essendoci dentro questa cosa qua. Sto proprio divagando rispetto a quello che era il tema da cui volevo
partire perché volevo affrontare proprio di petto le questioni che mi avete portato. In questo, ultimamente sto leggendo un libro, perché poi dopo mi appassiono di filosofia, non penso che tutti gli uomini in anzianità diventino filosofi, però mi piace leggere di filosofia, voglio cercare di capire il contesto in cui vivo e lavoro. Ultimamente sto leggendo un bellissimo saggio di François Julien, Trattato dell'efficacia. Julien era un ellenista e sinologo, e quindi ha questa prospettiva interessantissima per cui riesce a paragonare il pensiero greco, che poi dopo informa tutta la tradizione occidentale, anche quella cristiana, e il pensiero cinese, e individua un meccanismo di base che è diverso in questi due pensieri. Da un lato, il fatto che esista un meccanismo di causa e conseguenza, un modello a cui poi discende una pratica, se vogliamo metterlo in termini di idee platoniche oppure di teoria fisica rispetto all'esperimento e così via, e che sicuramente è la base del cosiddetto metodo scientifico. Anche sull'esistenza del metodo scientifico potremmo tornare più tardi, perché a mio avviso esistono molte diverse pratiche che vengono talvolta raccolte dentro un'idea di modello, ma che poi dopo corrispondono a cose molto molto diverse tra loro. Invece nella tradizione cinese il pensiero è quello di un'intelligenza che sta nelle cose, già in atto dentro il percorso, e un potenziale intrinseco della situazione che serve a, diciamo, valutare il contesto e a capire come agire all'interno di un dato contesto. Già Aristotele, però, interessante questo appunto di Julien, nota che c'è questo dilemma che tra la teoria e la pratica, tra la teoria e l'esecuzione del progetto, tra la strategia, per esempio molto del libro dedicato alla guerra, tra la strategia di guerra e poi la realizzazione della battaglia, c'è una grossa intercapedine. E lì i filosofi che ci hanno invitato forse potranno spiegarlo meglio di noi, però è un intercapedine che comunque lascia uno spiraglio all'interno delle filosofie occidentali per l'inserzione di questo concetto che già in Grecia c'era, della metis, dell'intelligenza astuta, l'intelligenza capace di aggirare le difficoltà, l'intelligenza pratica che è nelle cose, ma che in qualche modo riesce ad aggirare, riesce ad arrivare a una soluzione senza avere un piano predestinato. Quindi, avendo degli elementi, improvvisando, trova la spontanea evoluzione degli eventi a suo favore. Ulisse, per esempio, è l'eroe della polimetis. Questa metis è una parola che ricorre nei miti greci, ma poi invece non ricorre nella teorizzazione, e poi sparisce dal vocabolario greco presto. Questo io lo osservo da fisico teorico, quando faccio ricerca, quando mi confronto con domande fondamentali che sono relative al mio ambito di ricerca, mi confronto spesso con questo tipo di scarto tra la teoria e l'esperimento e la pratica. E non è uno scarto solo dovuto all'imperfezione umana, diciamo, al fatto che ho più o meno tanto tempo disponibile, o non so, ho imbrogliato, ho falsificato i dati, ma è uno scarto che è intrinseco nella strutturazione della teoria, della suddivisione, diciamo, della separazione tra un momento di teoria e un momento di pratica. Faccio un esempio proprio nel mio ambito di ricerca di cui sono più esperto. Io mi occupo di termodinamica, che ha a che fare sostanzialmente con due oggetti, una l'energia e l'altra è l'entropia. L'entropia è l'energia la conoscerete, insomma. L'entropia è una misura del grado di irreversibilità di un processo o di depauperamento della qualità dell'energia. L'energia è una parola importantissima in fisica,
che ricorre in molti contesti, per cui per esempio in meccanica celeste o in meccanica dei corpi rigidi c'è l'energia potenziale, l'energia cinetica, una si trasforma nell'altra, poi se ci mettiamo il campo elettromagnetico c'è l'energia del campo e così via. Ma quando si entra nel mondo della termodinamica, l'energia cambia, ne parliamo ancora come di energia, associamo lo stesso tipo di idee, però cambia statuto, perché mentre in cinetica l'energia, la conservazione dell'energia, che è il principio fondamentale, uno dei principi fondamentali della fisica, è un principio, si può dimostrare partendo dalle formule, oppure lo si può postulare e da lì discende tutta la cinetica, in termodinamica la conservazione dell'energia è la definizione di una nuova quantità, che è il calore. Adesso io non entro nei dettagli di cos'è il calore, cos'è l'energia, cos'è il lavoro, ma è interessante vedere come anche all'interno della cosiddetta scienza, adesso per favore mettiamola tra virgolette, ci sono già all'interno della stessa fisica, esistono due aree praticamente vicinissime tra loro, che usano le stesse parole, lo stesso linguaggio, ma in cui lo stesso concetto ha due posizioni completamente diverse, perché da un lato la legge di conservazione è un principio dimostrabile, partendo da certe osservazioni a priori che si sono fatte sulla meccanica dei corpi, per esempio, e dall'altro invece è la definizione di un nuovo oggetto, che è il calore, che poi entra nella definizione dell'entropia e dell'irreversibilità. La termodinamica offre anche un'altra considerazione rispetto proprio al discorso della tecnica, la tecnica che segue la scienza. La termodinamica è un caso eclatante in cui non è chiaro se sia la tecnica che segue la scienza o la scienza che segue la tecnica, nel senso che la macchina a vapore e tutto quello che è stato lo sviluppo dell'ingegneria termodinamica è andata a braccetto e forse anche preceduto gli sviluppi teorici dei vari Carnot, Clausius, Maxwell e così via. Con un amico ci siamo divertiti a cercare qual è il primo scienziato che avesse sia un piede nella teoria sia nella pratica e che abbia veramente usato la teoria, la scienza della termodinamica per conseguirne delle conoscenze pratiche, e siamo risaliti al massimo a Diesel, però siamo già nel tardo 800. Diesel intuisce, grazie alla teoria, la possibilità di un ciclo termodinamico diverso da tutti quelli che le macchine precedenti già usavano. Quindi questo dice che lo sviluppo della tecnica e della scienza non sono slegate, non c'è un momento prima, non c'è un momento dopo. Di nuovo torniamo a questa idea di superamento, insomma, è necessaria tra una causa e un effetto, un arrivare tra una teoria e una pratica. Chiunque faccia fisica sperimentale sa benissimo la complicatezza di fare un esperimento, di costruirlo, di fare in modo che il contesto poi produca effettivamente l'effetto voluto. Siamo piuttosto nell'ambito di questa compresenza di tutti gli elementi in cui cerchiamo di destreggiarci. Okay. In questo, anche qua, sempre prendendo spunto dai discorsi che faceva il professor Boncinelli, non siamo così diversi, se vogliamo estremizzare questo discorso, dagli sciamani. Abbiamo voluto parlare degli sciamani, e l'anno scorso, proprio con il progetto Science, che è un del Festival Letteratura, abbiamo rivalutato alcune conoscenze sciamaniche. In particolare abbiamo scoperto una storia molto molto affascinante, raccolta in questa monografia Microbes and Other Shamanic Beings, microbi e altre creature sciamaniche. È un saggio di antropologia, ve lo faccio vedere, di un ragazzo che però ha studiato anche biologia e quindi, avendo le conoscenze di microbiologia, ha avuto questa intuizione di ricercare dentro i saperi sciamanici
tracce antiche di microbiologia, trovando delle cose veramente interessantissime, per cui adesso riepilogo molto brevemente, però il saggio più antico, la leggenda più antica panamericana, il racconto del sole e della luna, sarebbe in verità una lunga storia che raccoglie un po' di tutto, vicende politiche, vicende culturali e così via, ma contiene anche un metodo per curarsi, difendersi e addirittura immunizzarsi dalla sifilide, che era una malattia endemica. Questo perché all'interno della loro cultura, anche se non avevano visto il microbo come l'abbiamo visto noi, nel senso che l'abbiamo visto al microscopio, eppure esisteva un'idea dell'infezione, esisteva una conoscenza antica di come l'infezione si trasmetteva tra i corpi, di come si trasmetteva ai cibi, agli altri animali, come venivano nuove infezioni da persone dai coloni cristiani e così via. E quindi, al di là del fatto che il microbo in sé per sé, l'oggetto, fosse stato visto al microscopio, non fosse stato visto al microscopio, però comunque una percezione, una conoscenza della malattia e di come gestirla esisteva. In particolare dello stesso ceppo della sifilide c'erano altre due malattie endemiche, la pinta e la framboesia, le quali erano mutuamente esclusive, per cui ci si poteva contagiare in maniera controllata di una e praticamente era un vaccino antelitteram. All'altra parte, tutta la storia delle vaccinazioni occidentali sappiamo che viene da conoscenze antiche tramandate, per esempio dagli schiavi neri nelle piantagioni di cotone in America. Quindi, con questo progetto, anch'io sto mettendo molta carne al fuoco, come ha già fatto Jacopo e Rolando, e ovviamente è chiaro che anch'io voglio parlare di scienze al plurale, e io vedo un ruolo del filosofo all'interno della scienza con lo scienziato, per me anzi è assolutamente fondamentale e necessario, perché ci aiuta a vedere quali sono i modelli impliciti, le costruzioni implicite che stanno dietro il nostro fare scienza. Per questo, su questo sono d'accordo con Boncinelli, non ci serve una filosofia della scienza, come se la scienza fosse un monolite che ha un metodo unico e ci fosse qualcuno che può scendere e dire come facciamo a fare le cose. Serve una filosofia nella scienza. Questa è anche una bella espressione che prendo in prestito a Bruno Latour, che è un antropologo che ha lavorato a lungo, ha stretto contatto con un gruppo di ricerca, studiando internamente i riti e le convinzioni e arrivando a un'idea di metodo, diciamo, un po' più moderna rispetto a quella che potevano avere i Kuhn, Popper e così via. E l'idea dello scienziato nella scienza è proprio quella di dire prendiamo un ambito, entriamo nei meccanismi del fare, del costruire il fatto scientifico assieme agli scienziati e cerchiamo di capire con loro quanta parte di quello che stanno dicendo è parte di modelli culturali e quanta parte invece è una novità o si riallaccia ad altri percorsi, è più affidabile e così via. Detto questo, in verità sto forse anche già sforando con il tempo, qualcuno mi faccia un cenno per dirmi quanti minuti mi rimangano. Io in verità ero arrivato preparato qua per parlare della pulizia e l'igienizzazione delle mani, non ce ne sarà più tempo, però diciamo l'idea che volevo un po' affrontare è questo fatto che l'igienizzazione delle mani o l'igienizzazione in generale è un paradigma recente, è nato nell'Ottocento dopo alcune conquiste fatte da uno dei primi fu Semmelweis, che si accorse che i medici ospedalieri trasportavano quelle che lui chiamava particelle cadaveriche tra una partoriente e l'altra, e quindi portando l'infezione nell'ospedale,
e poi con le grandi conquiste sanitarie conseguite dopo l'avvento del pastorismo, il Pasteur, la cosiddetta pastorizzazione della Francia, come ancora Bruno Latour scrive. E qual era la situazione lì? La situazione era che in ambito ospedaliero si mettevano in contatto due ambienti molto molto diversi. L'uno è l'esterno del corpo umano e l'altro è l'interno, quindi l'igienizzazione ha consentito di entrare nel corpo, per esempio attraverso la chirurgia, e di operare, ma così facendo mettendo in contatto due ambienti che mai erano stati in contatto prima, e la natura si era escogitato metodi per non far mai entrare in contatto. Da lì, inoltre, questo si allea con la necessità dei movimenti igienisti, in Francia in particolare, di fare una sanificazione delle città, che erano ambienti malsani. Da lì l'igienizzazione nel Novecento diventa un paradigma, per cui noi associamo l'idea di salute a un'idea di sterilizzazione, sostanzialmente ancora oggi, e questo è tanto più evidente, è stato molto evidente durante la recente fase 1 del lockdown e ancora adesso, con tutte queste mascherine, guanti e tutti gli strumenti per igienizzare, che sono assolutamente fondamentali. Non sto dicendo che non vanno usati, non mica comprendete male. Quello che dico è, sono andato alla ricerca di un po' di letteratura scientifica contemporanea riguardo alla pratica dell'igienizzazione delle mani, ed effettivamente ancora mancano i link, diciamo, razionali che portano a dimostrare che una pulizia delle mani evita un contagio in ambienti non ospedalieri. In particolare ho trovato un bellissimo articolo che parla più, adesso poi magari ve lo metto nella chat, va più nella direzione di ripensare l'igiene in termini di microbiota della pelle. Microbiota, questa idea che noi conviviamo con un numero enorme di microbi, batteri, funghi, virus e quant'altro, alcuni dei quali sono patogeni, altri sono mutualisti e molti altri non si sa nulla. E non abbiamo veramente una nozione, un'idea di cosa fa l'igienizzazione, perché i tipi di esperimenti che possiamo fare sono due. Uno, possiamo coltivare una colonia batterica presa dalle mani, farla su vetrino, quindi metterla in vitro, però metterla in un contesto molto molto diverso da quello in cui stava prima, farla espandere, oppure possiamo fare il sequenziamento genetico di tutto quello che c'è sulle nostre mani, ma in entrambi i casi non riusciamo ad arrivare a una conoscenza piena di quello che succede sulle nostre mani a contatto con i microbi, perché da un lato arriviamo a capire tutto di quasi nulla, di poche colonie batteriche, e dall'altro arriviamo a sapere nulla di quasi tutto, nel senso che riusciamo a sequenziare il DNA di tutto, sappiamo tutte le colonie batteriche, ma non sappiamo le loro interazioni mutue e come queste concorrono alla salute del corpo. Quindi stiamo andando di nuovo qua dentro la stessa scienza, produzione scientifica, si innestano discorsi culturali, perché evidentemente l'idea di una visione più olistica, più organicista del corpo umano, che non lo veda solo come una macchina, ma che lo veda integrato con il suo ambiente e con il suo contesto, fa parte di varie tradizioni culturali, forse non tanto in Occidente, ma sicuramente in Oriente di più, che spesso noi scienziati, mi metto in prima linea io perché l'ho sempre fatto anch'io, ci deridiamo, abbiamo deriso, e che invece indicano forse che serve un ritorno a una visione un po' più complessa dell'essere umano nel suo contesto. In questo, spero, concludo, diciamo, e spero che ci saranno poi domande a seguire.
Grazie, grazie. Allora, io ricordo intanto a tutti e tutte coloro che ci stanno seguendo che si può scrivere commenti e domande, porre questioni ai nostri ospiti. Noi cercheremo per quanto possibile di sottoporle o di riassumerle o di includerle, diciamo, nel dibattito. Ma vedo che in realtà ci sono già una serie di suggestioni, di domande vere e proprie, non proprie, però comunque a parte questa, diciamo, parentesi tecnica, io in questa fase di solito cerco di fare una sintesi dei contributi. In questo caso parlerei di una sintesi disgiuntiva, per così dire, nel senso che abbiamo visto due opzioni direi piuttosto antitetiche. Non piuttosto, direi antitetiche tra loro. E, cioè, da un lato l'idea di una sostanziale, o per quanto problematica, ma direi sostanziale congruenza della scienza rispetto al proprio concetto, cioè l'idea di una scienza che come una pratica, per quanto differenziata, storicamente divenuta e in costante sviluppo, fa riferimento però a un insieme di metodi soprattutto unitari e quindi anche ad un'immagine del mondo in qualche modo unitaria. E dall'altra il dottor Polettini ha mostrato una visione alternativa, diciamo, piuttosto diversa rispetto a quella del professor Boncinelli, che in una certa misura cerca di ricostruire e di osservare la scienza valorizzando e sottolineando il carattere stratificato e complesso tanto del metodo, ci ha fatto anche degli esempi specifici di come singoli concetti e singole questioni anche all'interno di una stessa branca scientifica assumano significati diversi, come in sostanza la scienza sia un prodotto culturale, un prodotto umano, e come tutti i prodotti umani abbia una sua stratificazione, che in qualche modo non coincide del tutto con l'autorappresentazione che la scienza dà di sé, come appunto un metodo unico, universalmente valido, di produzione di verità oggettive. E quindi c'è una discrasia, in qualche modo una conflittualità interna alla scienza o alle scienze, forse sarebbe a questo punto meglio parlare. E io dopo questa, diciamo, caratterizzazione che spero abbia insomma, che rispecchi l'opinione dei nostri ospiti, ma avranno modo di rispondere ovviamente, lascerei la parola a Jacopo se ha qualche questione da porre, ma sono sicuro che ci sarà qualcosa. Vi lascio la parola. Grazie Rolando. E grazie soprattutto ai nostri ospiti che ci hanno davvero restituito un'immagine sfaccettata. Sono davvero contentissimo degli interventi, sono stati davvero stimolantissimi. E un po', diciamo, appunto, insomma, anch'io come Rolando trovo che i due contenuti, insomma, le due visioni della nozione di scienza che abbiamo visto in campo sono radicalmente diverse, d'altronde c'era piena consapevolezza di questo. E un po' questo mi sollecita in una considerazione che vorrei sottoporvi e su cui vorrei la vostra opinione, che è un po' la seguente. Cioè, avete impostato il vostro ragionamento come un dissidio di carattere fondamentalmente tecnico. Cioè, come un dissidio per cui da un lato ci sarebbe un metodo scientifico in grado di autocorreggersi, fondamentalmente in cui l'errore è un errore fondamentalmente umano, a fronte di una pratica in realtà in grado di produrre risultati affidabili, usando l'essere del professor Boncinelli, quindi fondamentalmente una scienza che è in grado di superare la contesta dei propri momenti di creazione e di produzione dei risultati. Mentre invece mi pare che la l'impostazione del dottor Polettini sia di tutto diversa, cioè fondamentalmente c'è una condizionatezza sistemica forte anche nell'indagine scientifica che determina quelli che sono i risultati. Ovviamente entrambe le posizioni presentano dei problemi, sono antinomiche, presentano dei problemi. Ad esempio,
alla posizione del professor Continelli, che potrebbe ovviamente obiettare che la scienza, come tutte le altre produzioni culturali umane, è finita ed è molto complesso che la scienza, per quanto presenti dei caratteri originali e specifici, sia del tutto affidabile nella misura in cui riesca davvero a fuoriuscire dalla finitezza delle sue pratiche di produzione. Insomma, così come la condizionatezza culturale, così come ad esempio quella che potrebbe essere definita, spero di non sbagliarmi, poi magari anche su questo ne discutiamo, la visione costruttivista, se vogliamo, del dottor Polettini, rende quasi non identificabile la scienza, e forse questo è un obiettivo di quel tipo di visione, forse una sua specificità, e a quel punto dovremmo porci il problema di che cosa stiamo parlando e di come si ricrea una ridefinizione del concetto di scienza. Il fatto è che entrambe queste concezioni cercano di affrontare il problema di che cos'è la scienza, di cos'è il metodo scientifico dal suo interno. E in qualche modo si confrontano, in qualche modo si invalidano un po' a vicenda. E io vorrei sottoporvi questa considerazione, insomma, cercando di esporla nel modo più chiaro e più breve possibile, che è la seguente. E cioè, a mio e a nostro modo di vedere, insomma, questa antinomia è un po' intrinseca in quello che è la modalità di produzione stessa della scienza moderna, cioè di quella scienza, di quella tipologia di scienze, di discipline scientifiche che nascono dalla fine del XVI secolo in avanti. Nella misura in cui, specialmente all'inizio, la metafora fondamentale attorno alla quale si va strutturando il sapere scientifico è quella della macchina, che viene assunta sia come paradigma interpretativo della natura, sia come paradigma interpretativo del metodo della scienza moderna, che da un lato prevede una continua finitizzazione dei processi, no? Perché le macchine sono composte fondamentalmente da parti che possono essere scomposte. Il metodo scientifico, come tale, può prevedere una scomposizione delle proprie parti che può essere affidata a individui singoli e che possono anche raggiungere un enorme grado di specializzazione, ovviamente creando un effetto inevitabile di prospetticità, nella misura in cui nessun singolo individuo ha più la prospettiva dell'intero, come diceva alla fine il dottor Polettini, che bisognerebbe tornare ad avere una prospettiva dell'intero, però mi sembra, cioè, sembra inevitabile che il singolo ricercatore scientifico, la singola ricercatrice non abbia la prospettiva dell'intero, data la divisione del lavoro interna alla scienza moderna. Questo però fa sì, al contempo, che il sapere scientifico, così come la modernità l'ha concepito, non possa che essere inteso come un'impresa collettiva, un'impresa che comporta la compresenza di un enorme numero di attori. E quindi fondamentalmente viene slegata la nozione di produzione di sapere dalla nozione di soggetto singolo, di soggetto singolare, di soggetto individuale, come soggetto di conoscenza. La conoscenza diventa una produzione collettiva, quindi una produzione sociale. Il professor Boncinelli parlava del valore sociale della scienza, e qui c'è, secondo me, un po' l'origine di questo suo valore sociale. E quindi, da un lato, queste due prospettive si confrontano sempre inevitabilmente, per cui la questione su cui vorrei sollecitarvi è se possiamo vedere i vostri due discorsi come, diciamo, la prosecuzione di una razionalità intrinseca alla stessa scienza, così come si è configurata dal Cinquecento in avanti, oppure se, ad esempio, le vostre considerazioni non sono, secondo voi, all'interno di questa dinamica, ma la esondano, e quindi che tipo di rapporto intercorre fra quella che è la dinamica interna e quello che chiamiamo come astrazione il metodo scientifico, che su cui mi sembra che abbiate una posizione molto diversa, e con questo mi taccio, ho parlato più che a sufficienza. Grazie, io lascerei la parola al professor Boncinelli per una prima replica, e non tolgo tempo anch'io alle questioni complesse che sono state poste. Ma se io avessi assistito a questa prima parte da spettatore, avrei concluso che la prima presentazione più la seconda fanno zero, cioè perché la seconda ha cancellato
completamente la prima presentazione, cioè la mia. In realtà è quello che succede in Italia certamente, ma in certe parti del mondo. Siamo stati così bravi da sputare nel piatto dove mangiamo. Congratulazioni e buona fortuna. Ok, va bene. Dopo questa, insomma, darei la parola a questo punto al professor Polettini per una replica e per un, insomma, anche alle domande, ma anche la questione complessiva, diciamo. E, allora, il piatto dove mangiamo. Sono tantissimi gli spunti che avete anche dato voi, Jacopo e Rolando. Io abbiamo anche forse, diciamo, referenze culturali molto, molto diverse, per cui magari arrivano delle domande più precise dal pubblico, sono felice di confrontarmi. Però diciamo, cioè io non volevo fare somma zero, anzi, se posso, secondo me aggiungere complessità a un discorso non è mai a somma zero, perché è a somma due, no? Uno e mezzo, almeno. Se sono due cateti di un triangolo sarà l'ipotenusa o qualcosa di meno. Nel senso che noi dobbiamo migliorare la qualità della conversazione, migliorare nel senso di rendere più complessa la qualità della conversazione interna all'interno delle scienze stesse e tra la scienza e tutte le altre discipline. Per questo bisogna veramente integrare il discorso sulle rappresentazioni scientifiche della realtà in maniera sfaccettata con tutti gli altri domini del sapere che sono l'antropologia, la filosofia. Per cui mi dispiace che sia stato percepito come un contributo negativo. Invece io penso che dobbiamo partire da qua per fare delle riflessioni. Su tutto quel resto che è stato detto, allora, cioè, il fatto in due soldoni è che il pensiero dell'epoca, il pensiero che dobbiamo noi insieme costruire con chi sta seguendo questa diretta, con chi seguirà in futuro le attività dell'istituto, è contingente al momento in cui viviamo. Il momento in cui viviamo non è quello in cui purtroppo non è quello in cui il professor Boncinelli ha avuto la fortuna di svolgere la sua carriera accademica. È molto cambiato, è molto diverso. Io vado a convegni anche di discipline molto molto lontane dalla mia, perché io poi mi occupo di termodinamica del metabolismo e quindi seguo un attimo questi progetti di genomica che cercano di mappare dal DNA, creano i network del metabolismo cellulare e così via, per cercare di capire, di ricostruire tutti i pathway che regolano il metabolismo. E purtroppo, per quanto l'ambito sia molto affascinante, le domande che ci si sono poste sia molto affascinante, è anche però un ambito in cui le carriere sono molto precarie, le pressioni esterne sulla produzione di risultati sono molto forti, le pressioni ovviamente anche di interessi economici, quando ingenuamente, scusate se uso questa parola, quando prima si diceva che la scienza produce oggetti per il consumo, però ricordiamoci che un oggetto poi dopo è anche un prodotto all'interno di un mercato industrializzato dei consumi che oggi ci pone dei problemi anche dal punto di vista ecosistemico, ambientale. Io come scienziato che mi occupo di termodinamica mi pongo dei problemi, dei dilemmi quando faccio il mio lavoro circa il fatto se il mio lavoro andrà a migliorare l'efficienza energetica di un prodotto industriale per poter fare greenwashing, sostanzialmente quello si chiama, no, l'operazione di dare una veste verde a prodotti industriali,
oppure se contribuisce a un pensiero ecosistemico che cerca di integrare meglio le risorse che abbiamo. È la stessa termodinamica, è la stessa scienza, ma può andare in due direzioni diverse, completamente diverse. E lì ci sono questioni di scelte individuali, di scelte politiche, e che non si può far finta che non facciano parte non solo dell'animo del singolo ricercatore all'interno della scienza, ma della creazione stessa del paradigma scientifico in cui stiamo strutturando queste conoscenze. Questo è un fatto fondamentale. Cioè, quando noi scriviamo, perché cioè, alla fine per farci finanziare la ricerca noi dobbiamo scrivere dei bandi, dobbiamo applicare dei bandi europei, quando noi scriviamo i nostri bandi a burocrati europei per chiedere soldi, dobbiamo vendergli un immaginario, dobbiamo dire la nostra ricerca sarà rilevante per questo, questo, quest'altro. E lì noi stiamo strutturando l'ipotesi stessa della nostra ricerca, quindi tutta la struttura mentale in cui incaselleremo il nostro modo di fare ricerca, quindi la stiamo incasellando in uno schema e dobbiamo essere, che è un atto politico, che avrà un fine, un movente politico. E quindi è molto difficile, forse 20 anni fa si poteva ancora immaginare alle sorti radiose. La fisica è stata forse l'ultima grande scienza molto molto riduzionista. Io sono fisico, quindi l'ho molto amata, l'amo molto la fisica, l'ultima grande scienza riduzionista che ha avuto il privilegio di avere una posizione di potere, perché vuoi la bomba atomica, vuoi tutto il resto, e quindi presentarsi come una fonte ultima di verità incontrastabile. Ma oggi siamo in tutto un altro contesto, cioè non riesco proprio, non è più conciliabile con la nostra narrazione di ricercatori. Per questo serve una filosofia, non della scienza, ma nella scienza, che ci aiuti, ma anche una politologia della scienza, un'antropologia, un'etnologia, una nuova alleanza, diceva Ilya Prigozhin, un grandissimo premio Nobel per la termodinamica, chimico, che aveva fatto dei dialoghi con Isabel Stengers proprio sull'idea di allearsi con le scienze sociali. Questo sta diventando impellente per me. Grazie per la sua risposta. Io prima di lasciare nuovamente la parola ai nostri ospiti, cercherei di fare sempre una sintesi disgiuntiva, per così dire, di quanto è stato detto, e cercherò in questa maniera anche di porre una questione. Mi sembra che la non conciliabilità dei due punti di vista, mi sembra, cioè c'è un'opposizione in questo caso. Ora, a me pare che se, io avevo pensato a una domanda che partiva dall'idea, dalla definizione di lavoro scientifico come un'attività avvalutativa, cioè separata dall'ordine valoriale, per cui sostanzialmente nella divisione del lavoro intellettuale, da una parte c'è la produzione di dati di fatto, che appunto sarebbe deputata alla scienza, e dall'altra la formulazione di posizioni di valore che in qualche modo avrebbero un carattere contingente e soggettivo. Ora io, partendo da questo sfondo che penso sia problematico, riprenderei in qualche modo l'idea, mi scuserà il professor Boncinelli se uso questi termini un po' astratti, ma l'idea di scienza in qualche modo unitaria, forte, il concetto forte di scienza usato da Boncinelli, e cercherei in qualche modo di vedere se, radicalizzando lo stesso concetto di scienza, non si ponesse in qualche modo la necessità anche di una sua commistione con l'ordine normativo.
Cioè, si faceva riferimento prima anche nel discorso del professore al fatto che da una parte c'è la scienza, dall'altra ci sono gli uomini, e alla difficoltà di questa mediazione. A me pare che anche nel discorso di Polettini ci sia questo problema, si abbia, come dire, la stratificazione e la complessità della costruzione scientifica, mi pare dipenda in prima istanza dal fatto che la scienza, per quanto si pensa come disciplina autonoma, e per quanto i suoi risultati possano essere in parte concepiti come una sfera autonoma, in realtà non è una sfera del tutto autonoma, come sostanzialmente non lo è alcuna disciplina, ma in particolare mi verrebbe da dire le discipline dello spirito. Perché appunto, se uno va a vedere qual è la costituzione storica, quali sono le condizioni, e in questo caso nel discorso di Polettini mi sembra che vengano valorizzati proprio i meccanismi produttivi, la divisione del lavoro scientifico, il funzionamento dei criteri di finanziamento, il rapporto con l'economico, il rapporto col politico, tutti questi elementi che hanno un carattere in qualche modo extrascientifico, se si accetta un certo tipo di distinzione tra lavoro intellettuale, lavoro scientifico e realtà, ecco, mi pare che questi problemi sostanzialmente, questa è la nostra posizione, non si possano risolvere attraverso strumenti esclusivamente epistemici, proprio perché la fonte di questa difficoltà è extraepistemica, cioè ha a che fare con con la società. Quindi mi verrebbe di dire al professor Polettini che forse più che una commistione con la politologia, intesa come disciplina, come scienza politica, si tratta di una commistione col politico. E a questo proposito mi verrebbe da dire che questa dimensione, che potremmo chiamare di interesse della ragione, appartiene in parte al concetto stesso di scienza, nella misura in cui appunto l'orientamento e la costruzione di un'immagine del mondo, ma anche di un mondo stesso, che si è sviluppata attraverso la scienza moderna, partiva dall'autoposizionamento dell'uomo e da una tensione verso un benessere collettivo. E, naturalmente, gli esiti di questa che io chiamerei idea sono stati altamente contraddittori, così come è contraddittoria la nostra vita comune. E, quindi mi verrebbe da dire che forse una maniera, non dico per conciliare, ma per provare a far entrare in frizione in maniera più produttiva queste diverse posizioni, potrebbe essere quella di cercare di capire fino a che punto all'interno del metodo scientifico stesso, all'interno dell'immagine del mondo che in qualche modo la scienza moderna ha voluto proporre, non vi siano gli elementi per una comprensione oggettiva dell'interesse, perché appunto se la distinzione weberiana tra scienze dei valori, diciamo nemmeno scienze dei valori, tra posizioni di valori e produzione di fatti è così dicotomica, questa distinzione forse risponde a un concetto di scienza che nella sua prassi poi trova un insieme di difficoltà che possiamo certamente qualificare come extrascientifiche, ma che non possono non riguardare la formulazione di un concetto di scienza e di una prassi scientifica all'altezza del proprio ideale. Non so se sono stato chiaro, ma forse la mia non è proprio una domanda, ma ecco, mi piacerebbe avere una vostra opinione su quello, insomma, su questa idea. Su questa idea per cui in qualche modo già all'interno dell'immagine scientifica e dello sforzo scientifico è contenuta un riferimento a una totalità e a un interesse collettivo che anche orienti evidentemente la ricerca. Mi viene da dire che questa questione è particolarmente
è particolarmente importante oggi, in un momento in cui l'importanza della scienza nel definire e nell'orientare la politica e l'economia da una parte, e dall'altra una tendenza a tecnicizzare questi processi politici, penso non possa non interrogare tutti coloro che in un qualche modo sono affezionati a un'idea di scienza come, anche in un'ottica progressiva, che mi sembra non manchi anche nella visione di Boncinelli. Io spero di essere stato chiaro, mi rendo conto che la mole di questioni e di stratificazioni e le differenze rendono difficile una chiarificazione di questi punti, però volevo avere un'opinione dai nostri ospiti su questo insieme di questioni. Spero di essere stato chiaro. Ma il mio commento è un'infinita tristezza. Sentire questi discorsi da giovani ci toglie ogni speranza. Comunque, questo è un ragionamento tutto mio. Due domande. La prima, parlate di finitezza, ma conoscete qualcosa che non è finito? La seconda domanda, perché usate la parola complessità e complessificazione come valori positivi? Il mondo è complesso, ma quello che noi vogliamo fare, è renderlo il meno complesso possibile, non più complesso. Il Boccaccio, che è notoriamente un novelliere, c'è una novella che si chiama Di Abraham l'ebreo, il quale va a Roma nel Medioevo e vede nella curia romana le più grandi schifezze, imbrogli, tradimenti, simonie. Torna in patria e le racconta tutte. E gli amici gli chiedono: scusa, allora tu che hai fatto? Mi sono convertito al cattolicesimo, il che sembra una battuta. Ma lui dice, certo, se nonostante tutto questo ancora il cattolicesimo dura da tanto tempo, vuol dire che c'è qualcosa di superiore. Questo naturalmente è un apologo, ma nel caso della scienza chi critica le pratiche va bene, soprattutto se non si limita a criticare ma fa qualcosa. Però tenga conto che le pratiche non sono la scienza. Al mio interlocutore direi che lui si è continuamente trincerato dietro il fatto di fare scienza, di essere uno scienziato. Vabbè, io sono un po' vecchio, ma l'ho fatto per tanto tempo. Dice sì, il mondo è cambiato. Vabbè, ogni affermazione richiede di essere giustificata. Dall'altro il mondo è tanto cambiato che a me mi pare lo stesso di 6.000 anni fa. Anch'io ho avuto da bestemmiare per l'assegnamento dei fondi, per l'accettazione o meno di un lavoro, per le mode. C'era un periodo, per esempio, che se tu non scrivevi di oncogeni non pubblicavi. Ma questo fa parte del gioco. Quindi non so come la viva lui, se io credessi quello che lui crede, me ne andrei. Che motivo c'è di fare lo scienziato? Sic stantibus rebus. Io ho visto una scienza diversa, continuo a vedere una scienza diversa e cosa facciamo? Tra l'altro gli inglesi hanno un'immagine molto bella, che è quella di buttare il bambino insieme all'acqua del bagnetto. Se ci sono delle critiche da fare, non è un buon motivo per buttare via tutto. Da parte nostra questa ultima battuta la possiamo sicuramente sottoscrivere. Darei la parola al dottor Polettini per una replica. Se...
Sì, ma neanche io voglio buttare via l'acqua e il bambino, però grazie, non lascerò la ricerca per via di questo invito, anzi io amo molto la scienza, è per questo che sono preoccupato, perché è proprio il mio pane, la mia dote migliore, so fare quello che faccio bene. Non sono d'accordo che bisogna sempre giocare al gioco, cioè si può anche cercare di puntare i piedi a volte e cercare di evitare certi meccanismi, ma non entrerò nel dettaglio di questo. Sul discorso, cioè, sono tantissime bellissime idee sul discorso complessità e complessificazione. Allora, la complessità interna di un organismo è fondamentale per la sua sopravvivenza, questo è proprio un paradigma. Tanta più complessità interna ha, tanta più poi sarà in grado di reagire a un ambiente ostile, diciamo così. Quindi noi dobbiamo creare complessità, dobbiamo rendere le cose più difficili, più articolate, più complesse, appunto. Non complicate. Complicate è un'altra cosa. Complicate vuol dire ingarbugliare senza fine. Invece complesso vuol dire articolare in una maniera coerente tanti percorsi. Questo è un po' quello che io sto facendo parallelamente alla mia attività di ricerca, proprio perché non sono pienamente soddisfatto del mio ruolo sociale come scienziato, e quindi sto sperimentando con un gruppo di ragazzi, un collettivo, vari percorsi di indagine sul rapporto tra scienza e società. Ne ho parlato un po' all'inizio, spero che ci sarà il modo su questa pagina magari di rimandare qualche link alle attività che proponiamo. E si critica ciò che si ama, io penso proprio questo è il principio, non mi metterei a criticare il primo che passa, e lo facciamo sempre in maniera radicale, perché, e lì mi riallaccio al discorso che faceva Rolando, proprio perché ormai mancano le istituzioni che possono garantire una ragionevole oggettività. Questa è una parola ovviamente molto difficile da calibrare, adesso non entriamo nella sua articolazione, ma purtroppo l'oggettività del fatto, del dato scientifico è in questione e noi ci stiamo chiedendo, ponendo il problema di come si fa a ripristinare un senso di aderenza a una verità comune, diciamo, condivisa. Questo è stato tanto più evidente se vogliamo tornare proprio al punto di partenza di tutto questo ciclo, è stato tanto più evidente durante l'epidemia, la fase 1 dell'epidemia, in cui c'è stata una produzione, chiamiamola scientifica, di articoli su Covid-19. Sia di stampo epidemiologico che di stampo clinico, eccetera, eccetera, molto molto diffusa, e sono articoli che non hanno mai passato il vaglio e non passeranno mai, perché non esiste la struttura fisica e sociale che possa rendere questa consolidarla in una verità, tra le virgolette, oggettiva. In questo ci sono messi anche molti fisici, anche colleghi e amici. Per esempio, si trovano articoli che cercano di stimare il picco dell'epidemia o quando l'epidemia finirà, già ai primi di marzo, ed è stato un po' una specie di lotteria, un terno al lotto. Io non voglio, allora. Qui diciamo, di nuovo, torniamo, non voglio buttare il bambino e l'acqua, come dicono gli inglesi, però vorrei che noi tornassimo a chiederci quali sono i metodi con cui creiamo un principio di autorevolezza, prima che di autorità. Per come io la interpreto, la chiamata che fa il professor Boncinelli è a un principio di autorità rispetto a delle istituzioni che vacillano. Io invece vorrei chiedermi quali sono i meccanismi che servono a creare autorevolezza. Per me, dimostrare un alto grado di critica interna, di complessificazione, di problematica, è
un metodo, forse l'unico, con cui la comunità scientifica può recuperare la sua credibilità, perché purtroppo la credibilità della comunità scientifica è molto molto bassa. Non abbiamo neanche affrontato, non siamo entrati in tutto quello che è il mondo delle persone che non credono in toto, in parte, alla scienza, seppure ai vaccini o ai farmaci omeopatici, queste cose qua, argomento interessantissimo di cui magari un giorno parleremo. Però quello che voglio, cioè, voglio rassicurare tutti, io non voglio abolire la scienza o danneggiarla, anzi, io voglio aiutarla, e per aiutarla bisogna criticarla dall'interno per capire quali sono le istituzioni stabili dentro la scienza, stabili nel senso che di cui veramente si possono fidare, perché oggi purtroppo non sono tante. Grazie, grazie per la risposta. Ovviamente, come dire, a questo punto abbiamo sforato leggermente l'ora e mezza, e come è già accaduto, ci scusiamo per non aver, diciamo, posto questioni che erano emerse nei commenti. Abbiamo cercato in qualche modo di tenere conto di alcune, ma evidentemente non c'è tempo per porre altre questioni. Mi sembra d'altronde che la problematica e le due alternative a cui avevamo pensato, un po' nello spirito anche della nostra serie di incontri in cui abbiamo sempre cercato di mettere insieme visioni e opzioni teoriche diverse, anche radicalmente diverse, perché pensiamo che in qualche modo senza conflitto non c'è scienza, non c'è conoscenza, sicuramente non c'è filosofia, e poi sul resto non ci esprimiamo. E, quindi io a questo punto saluterei i nostri ospiti ringraziandoli ancora della loro disponibilità e della loro pazienza e del loro interesse di aver accettato l'invito, e sperando che in qualche modo anche ci possano essere occasioni di conflittualità produttiva. Io personalmente, come dire, assistendo da fuori, ma neanche troppo, a questo conflitto, mi sembra che la fedeltà in qualche modo a un concetto alto e forte di scienza animi entrambi. Poi naturalmente questo non vuol dire che non ci siano differenze, ma le differenze e i conflitti in fondo sono interni alla prassi scientifica e anche alla dimensione democratica a cui il professor Boncinelli faceva riferimento nella sua relazione. Quindi grazie davvero di aver partecipato, di essere stati disponibili a questo incontro. Grazie a voi. Buona, insomma, grazie ancora. A questo punto noi siamo giunti all'ultima puntata dei nostri cicli di incontri, e quindi siamo qui un po' per salutarvi, e lascio un attimo la parola a Jacopo. Grazie Rolando, io voglio soltanto dire due cose, insomma, finendo. La prima è meramente tecnica, ed è il fatto che, insomma, tutti gli incontri che abbiamo fatto saranno poi messi sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici, e poi saranno diciamo resi disponibili anche, diciamo, in una forma video che si stacchi un po' anche da quella che abbiamo utilizzato in questi mesi, legati al fatto che non ci potevamo vedere in presenza, quindi alla diretta Facebook, sul sito dell'Istituto, sono un po' con l'idea di creare un lessico base della crisi, che non per niente è stato il nostro primo concetto. La seconda cosa che voglio dire è che vorrei tanto ringraziare Rolando, che si è assunto l'onore, ma soprattutto l'onere, di essere il volto pubblico di questa iniziativa e, come dire, portandola avanti splendidamente. Basta. Vabbè, io non posso non ringraziare Jacopo, che si è fatto carico degli aspetti più duri e ostici della questione, da regista, da direttore, da,
come dire, ha curato, io sono un po' il presentatore, lui è la macchina, è la mente anche che c'è dietro tutto questo lavoro, quindi lo ringrazio anch'io davvero tanto. E, niente, io ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito in questa serie di incontri, e come ha detto Jacopo i materiali saranno disponibili, e questo, diciamo, l'idea, un po' l'intenzione di questa serie di incontri era comunque quella di creare un piccolo prontuario, una piccola cassetta degli attrezzi da arricchire di concetti che speriamo magari possano avere uno sviluppo. E questo anche perché abbiamo concepito il nostro piccolo esperimento come un tentativo anche di stimolare un lavoro più ampio, quindi speriamo magari di mantenere i contatti con qualcuno dei nostri ospiti, perché appunto siamo affezionati e convinti dell'idea che il sapere e la filosofia e direi anche la scienza sono un lavoro collettivo, sono sempre un lavoro collettivo, anche quando trovano sintesi in grandi menti. E quindi, come avete, insomma, se ci avete seguito l'avrete capito, questo tentativo di pensare il presente aveva anche insomma, voleva cercare di creare intanto di mescolare le discipline, e dall'altro di concepire un po' il pensiero e la filosofia fuori dai suoi limiti innanzitutto del lavoro concettuale, cioè concepiamoci prima che come intellettuali, come lavoratori del concetto in un senso più materiale meno idealista della formulazione di chi ha usato questa espressione per la prima volta. E io a questo punto, dopo queste puntate, insomma, conflittuali ma produttive, auguro a tutti e a tutte di aver preso qualcosa, e speriamo che questo possa aver stimolato la mente e anche i corpi dei nostri ascoltatori a lavorare collettivamente per un futuro migliore. Se non so bene come concludere questa fase senza sembrare enfatico. Comunque davvero vi ringraziamo tutti e tutte per averci seguito e speriamo a presto, insomma. Grazie ancora.